ogni bambino ha il diritto di giocare la sua partita. Questa è proprio una frase di Davide. Per me rappresentare Davide è stato veramente fantastico, motivo d'orgoglio essere qua. Mi limito a rappresentare grandi uomini, l'icona non la faccio io, la fanno le persone che io rappresento, come Falcone Borsellino, lui a Palermo, come che è diventato ora un monumento. Anche questo spero che appunto diventi... che abbia lo stesso effetto, ma ci sono tutti i presupposti. È stata una settimana bellissima qua a Firenze, le persone che passavano da qui, che venivano chiaramente apposta appena hanno saputo del dipinto di Davide, insomma, quindi sì, cioè, l'obiettivo è appunto questo, che siano monumenti. Quello che la città sta dimostrando è qualcosa che va oltre lo sport, credo, e quindi siccome nasce dalla volontà del cuore di una grande città, penso che la dimensione sia oltre quella fisica, quindi quando una cosa parte dal cuore come quella per cui è nato questo murales, tutto diventa qualcosa di davvero speciale. Quindi noi ringrazieremo sempre questa città per l'affetto che sta dimostrando alla nostra famiglia e a Davide in particolare. Ho realizzato appunto quest'opera così gigante come gigante era la persona, quindi è bellissimo questo, è bellissimo il fatto che siamo qui tutti a ricordarlo ed è un orgoglio chiaramente per me essere qua. È una tecnica, come dire, diciamo semplice, io lo faccio da 20 anni, però diciamo semplice, perché faccio mi traccio dei punti di riferimento che sono una sorta di quadrettature, che sono gli scarabocchi del primo giorno, partendo da un... Sì, io parto da una bozza in digitale che realizzo, quindi faccio una bozza a tutti gli effetti, prima a matita, poi sono delle fotografie e dopo le riporto sulla parete. Vedere Stefano che dopo una partita giocata ieri sera arriva qui vuol dire che il mio fratellino di sopra qualcosa di grande l'ha fatto nella sua carriera e penso anche nella sua vita. Sport e arte più volte si sono trovate, si sono abbracciate, si sono incontrate. Io personalmente ho realizzato diverse opere, tra l'altro col tema del calcio, non solo, quindi è bello che appunto questi due mondi si avvicinino, che si toccano, che dialogano.